Incredibile a dirsi, ma sono già arrivati. Chi? Beh, i processori della serie 12 di Intel. Ecco qua, guardate quanto è grossa la confezione di questo Core i9-12900K. Questi processori portano Intel in un nuovo territorio ancora abbastanza inesplorato, quello dell'architettura ibrida. Probabilmente questa nuova generazione di processori segnerà l'inizio di una nuova era che chiuderà quella del multicore classico per aprirne una tutta nuova fatta di strutture più attente anche al risparmio energetico e alle prestazioni differenziate. Intel ha sviluppato un sistema basato su feedback per smistare ogni processo fra due tipi di core, il Performance Core e l'Efficient Core. Questo sistema prende il nome di Intel Thread Director, sviluppato tenendo conto di Windows 11 e delle sue esigenze. Il processo produttivo del nostro nuovo processore è quello a 10 nanometri, denominato Intel 7. Il 12900K offre 8 Core Performance Core o P-Core con Hyper Threading e 8 Efficient Core o A-Core per un totale di 24 thread, 14 MB di cache L2 e 30 MB di Intel Smart Cache L3. Il clock minimo sugli E-Core è 2,4 GHz con Turbo Boost fino a 3,9 GHz. Su quelli tradizionali, ovvero i P-Core, partiamo da 3,2 GHz fino ad arrivare a 5,1 con Intel Turbo Boost. Il colosso americano punta così a ottenere performance che possono arrivare fino al 30% in più rispetto alla generazione precedente. Quello che colpisce è anche la forma di questo processore, ora rettangolare e più grosso rispetto al passato. Una volta montato sul banco di prova non ce n'è stato per nessuno, il nostro 12900K asfalta praticamente qualsiasi altro processore, compreso il Ryzen 9 5950X, e questo su Cinebench R23 3D Mark Time Spy, oltre che CPU Z. Entra di marca arriviamo a 18.625 punti, praticamente 4.500 in più del Ryzen 9. Un risultato pazzesco. Quello su cui invece non andiamo molto bene, cara Intel, sono le prestazioni energetiche. Il nostro 12900K supera i 200 watt quando si tratta di premere sul pedale dell'acceleratore sfoderando tutta la sua potenza. Per un consumo normale invece, come quello che potrebbe essere compatibile con il lavoro o il gaming, arriviamo a 90 watt circa. Le temperature si aggirano dai 70 gradi durante il lavoro medio con un dissipatore all-in-one liquido. Insomma, è in tutto e per tutto il nuovo re della piazza, anche se al momento il prezzo è ancora abbastanza elevato. La nuova generazione comunque è arrivata e con essa la corona del miglior processore da gaming si sposta sul nostro 12900K. Con prestazioni eccellenti e consumi in linea con quanto previsto, questo processore punta a diventare il nuovo oggetto del desiderio per moltissimi giocatori. Lo trovate su bpmpower.com sul link che vi riporto qui in basso insieme ad altri processori di 12esima generazione. Supportate il nostro lavoro, mettete un mi piace al video se è stato di vostro gradimento e iscrivetevi al canale se ci volete particolarmente bene. Alla prossima!